Cartoline dal Paese dei Libri di Antonio De Benedetti con Daria Galateria e Gabriele Sabatini. Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori. E Daria Galateria oggi non è con noi, ci ascolta dal letto della sua influenza che si protrae, pare, rabbiosamente. E questo le facciamo dunque tanti auguri di pronta guarigione. E noi cominciamo parlando di accennando all'integrazione. L'integrazione oggi è un tema sempre presente sui giornali, giustamente perché lo sviluppo del nostro pianeta avverrà in presenza di questo fenomeno. Ma un conto è l'integrazione disciplinata, razionale, colta, cioè sorvegliata con cultura, un conto è l'occupazione dei paesi. È quando delle minoranze traboccano su questo paese, lo invadono con attività che più o meno incontrollate non sono all'altezza della cultura di quel paese. La colpa non è certamente di chi arriva nel paese, ma è, per esempio nel nostro paese, della classe dirigente. Noi abbiamo una classe dirigente, dico classe dirigente perché ci metto dentro intellettuali, scrittori, grandi professionisti e politici naturalmente, che non sembra all'altezza della nostra tradizione culturale. Non sembra all'altezza della nostra tradizione culturale. Che cosa lo prova? Noi trasmettiamo a Roma e vediamo come questa città sia veramente... le strade sono un percorso di guerra, sono tutte buche, sono mal tenute, dilagano delle attività commerciali che non hanno senso nel contesto urbano di Roma. Non sono all'altezza di questa città e del suo centro storico, che vengono visitati da turisti di tutto il mondo, di tutte le nazioni. Allora, voglio dire, i giornali fanno bene a parlare di questo fenomeno. Il razzismo è la cosa che più ci ripugna, lo diremo sempre, lo diremo e lo ripeteremo finché avremo voce che il razzismo ci ripugna. Però bisogna tutelare le tradizioni, bisogna che questa integrazione avvenga rispettando il tessuto culturale di una città assolutamente unica nel mondo come Roma. Questo lo dobbiamo dire con forza, così come adesso ne approfittiamo anche per dire una cosa che ci sta a cuore. Dal centro storico di Roma, e questo lo facciamo un po' per alleggerire la gravità del discorso, sono scomparsi i suoi cittadini a quattro zampe, i suoi cittadini di elezione, cioè i gatti, non ci sono più. Se qualcuno mi viene a dire il contrario, io lo porto in piazza Sant'Ignazio, in piazza Navona, in piazza del Pantheon, in piazza del Popolo, in piazza di Trevi, nelle vie che circondavano queste piazze, a piazza Santi Apostoli, e vedranno che di gatti non ce n'è più nemmeno uno, nemmeno uno. Sono pronto ad andarci con un fotografo. Che cosa abbiamo fatto di questi animali che appartenevano alla tradizione della nostra città? Oltre a essere animali amati dalla cultura, perché io credo che chiunque abbia letto Baudelaire sa cosa si prova accarezzando la schiena di un gatto. Ma adesso voglio dare subito la parola a un nostro graditissimo ospite, cioè a Silvio Perrella, che ha curato un piccolo, delizioso, ma durissimo, ma forte, ma scritto nel suo modo invitante e insostituibile, di Goffredo Parise. Dobbiamo disobbedire, già il titolo ci piace molto, ma poi c'è un'altra cosa, che ci sono due pezzi sui politici, per esempio, su come erano i politici nell'immediato dopoguerra, con la borsetta piena di gadget. Per che cosa sta succedendo? Ecco, no, perché ogni tanto è salita un po' la musica, pressione, ma insomma sì, è salita la pressione. si può proseguire. Abbiamo sì in collegamento appunto Silvio Perrella, che... ecco. Sì, buongiorno. Silvio, buongiorno. Carissimo, questo libro che tu ci hai regalato, perché sei tu che lo hai fatto uscire adesso da Adelphi, è un libro che suggerisco con il cuore a tutti i nostri ascoltatori, costa anche poco perché costa 7 euro, ed è un libro che
con la grazia letteraria di cui è capace Parise, con questa sua capacità di scrivere, e tu lo dici nella postfazione, che questi testi raccolti qui, che nascono come posta per il Corriere della Sera, sono però scritti parallelamente o quasi ai sillabari, e quindi hanno quella grazia straordinaria che Parise raggiunse nell'ultimo momento, negli ultimi anni della sua vita, e che lo pone al centro della cultura del secondo Novecento italiano. I sillabari sono davvero uno dei capolavori del nostro secondo Novecento. Ecco, ma io ti pregherei adesso di riassumere i contenuti di questo libro. Lo farai certamente meglio di me. Ma innanzitutto, ecco, risaluto i nostri ascoltatori e dico questo, che questa è una sintesi di un libro più grande e di una rubrica, diciamo, più folta di quanto non appaia in questo libro. Il libro era uscito qualche anno fa, si chiamava Verba Volant, e raccoglieva, per l'appunto, era uscito l'edizione libera, sempre in mia cura, raccoglieva tutti i pezzi di una rubrica che, come dicevi tu, Parise teneva sul Corriere della Sera, che teneva settimane alterne con Natalia Ginzburg, e si chiamava Parise risponde. In questa rubrica lui così si proponeva di parlare con i lettori, di parlare in maniera franca, con quei guizzi anche, diciamo, immaginativi che lui possedeva. E la cosa curiosa è che in quegli anni, parliamo del 74-75, quindi parliamo negli anni del referendum del divorzio, dell'aborto, insomma parliamo di momenti caldi anche molto, molto importanti per la nostra, per il nostro, diciamo così, consorzio civile. In quegli anni lui comincia, diciamo, a intuire, Parise, che i lettori in realtà non è che siano proprio così vogliosi di ascoltare una voce, sono vogliosi di parlare sostanzialmente, di scrivere. E spesso scrivono in un modo che lo fa insorgere, tant'è che lui a un certo punto decide di chiuderla questa rubrica, di non continuare. Per esempio, gli arrivano delle lettere anonime, allora lui dice c'è una bellissima risposta, cioè, a un signore che gli manda una lettera non firmata, lui gli dice: ma se lei l'avesse firmata io l'avrei chiamata al mattino presto per scambiare con lei delle parole, magari l'avrei anche invitata a fare colazione insieme di seguito. Cioè Parise continua sempre a cercare un contatto primario, umano, fatto di occhi, di sguardi e di tatto, diciamo, di tatto, di possibilità di contatto. Questo gli sembra difficile, questo gli sembra abbastanza difficile, anche se a volte capita, anche se a volte invece si entusiasma, anche se a volte, per esempio, le lettere dei ragazzi lo fanno sobbalzare, gli fanno venire voglia di scrivere. Ora, tu parlavi prima dei politici, parlavi di Roma, parlavi dell'assenza dei gatti, parlavi della... In realtà, se ci pensiamo, parlavi dell'assenza della comunità, è un po' quello che sta succedendo in Italia, no? La mancanza, diciamo, dei nessi, delle sintassi che uniscono le persone fra di loro, e non solo le persone, gli esseri viventi, appunto, in questo caso anche i gatti, ma io ci metterei anche le pietre, ci metterei anche le... A Roma ci sono delle pietre favolose, insomma, le pietre, i sassi. Ma anche le strade, sai, la pavimentazione stradale, gli antichi sanpietrini stanno scomparendo, al loro posto ci sono dei buchi, delle voragini, dei precipizi, e ahimè, scusa. Ecco, allora Parise a questo punto, per esempio, rispetto ai politici, cosa fa? Ne analizza le facce, per esempio. Sì. Si mette lì e cerca di capire come sono fatti, dalla faccia cosa si può leggere, insomma, in realtà... Se ci pensiamo, adesso questo vale per i politici, ma vale anche un po' per tutto, quella generazione alla quale Parise apparteneva, seppur essendo leggermente più giovani, cioè la generazione di Calvino, di Pasolini, di Sciascia, cioè quella generazione che è nata fra le due guerre mondiali, si è congedata anche abbastanza presto, perché molti di loro sono morti giovani, sono scomparsi prima che la loro opera si potesse compiere del tutto. Si sono congedati in realtà regalandoci una cosa, che è questa, cioè loro ci hanno spiegato, Calvino con Palomar, Parise con i sillabari e con Lontano, con altre cose, Pasolini con Petrolio, ci hanno spiegato di, o con le lettere corsale, con le lettere luterane scritte corsali, vedi seguito, Sciascia con l'affair Moro, Primo Levi con i sommersi salvati, vedi seguito.
ci hanno spiegato che bisogna essere lettori integrali, cioè bisogna essere dei lettori anche di quello che Calvino chiamava il mondo non scritto, non solo dell'alfabeto, quindi non solo di quella porzione di mondo che dentro cui c'è un alfabeto con una pagina stabile, bianca, cartacea, in questi casi nei nostri tempi non è più cartacea, potrebbe anche non essere cartacea, però è sempre una pagina, ma invece bisogna alzare gli occhi, guardare di lato, abbassarli e leggere i frammenti di mondo che ci si parano davanti. Io qui vorrei fare un piccolo esempio perché lo merita, cioè tu hai adesso parlato delle facce dei politici, vorrei leggerti le righe che tu conosci a memoria, ma i nostri ascoltatori no, sulla faccia di Berlinguer. Perché è straordinario, viene dopo aver distrutto, diciamo, ma con molta eleganza e molto rispetto, la faccia di Almirante, dice della che perse poi al referendum, no? Al referendum sul divorzio. E invece Berlinguer vinse, ma vinse perché? Ecco che cosa dice Parise. La faccia di Berlinguer e soprattutto una sua vera, sincera, infantile, straordinaria gag, bisogna pur dirlo, ha impressionato. In questi ultimi tempi, dopo il referendum, anche qui sarebbe utile un'analisi facciale del perché, la faccia di Berlinguer è mutata, si è fatta più languida, pallida, un po' cadente e come incipriata sotto le lunghe ciglia nere. I tratti aristocratici hanno prevalso su quelli popolari e regionali e in una certa sue ultimissime fotografie ha delle stanchezze di dama in nero. Ma quella sera del 10 maggio la faccia di Berlinguer era quella di un conte pastore sardo, quale maggiore impasto di cultura contadina, giovane, timido, pieno di lenta e contratta ma inesorabile passione civile, non soltanto politica, insomma, in una parola, di onestà. E quell'onestà, Parise dice, ha vinto sugli italiani, mentre la retorica diversa di Fanfani, che avevano parlato prima contro, di Fanfani e di Almirante hanno perso. E lo dice con questa grazia da grandissimo letterato, e letterato è dire poco, davvero scrittore. Ci chiediamo se possa accadere ancora che l'onestà possa vincere sulla retorica e sull'immagine in qualche modo, anche perché insomma negli ultimi anni anche il rapporto tra lettori e giornalisti, lettori e intellettuali è molto cambiato anche in virtù del cambiamento dei mezzi di comunicazione che in qualche modo consente di avvicinarsi, ovvero sia consente uno scambio più rapido, più facile forse. Un conto è scrivere una lettera al Corriere, un conto è magari mandare un tweet, però abbassa un po' la qualità dello scambio nel rapporto tra lettore e giornalista, tra lettore e intellettuale. Non so cosa ne pensa Parrella. Beh sì, purtroppo è così. Io mi spingerei ad allargare questo discorso, perché e Parisi lo fa tra l'altro, perché non solo la faccia dei politici o la faccia delle persone purtroppo si è molto mutata, si è sfregiata così, ma la faccia del territorio ha subito un qualcosa di analogo. La lettera più bella probabilmente in questa raccolta e la lettera in cui Parisi reagisce a uno scatto di ira, ma di grandissimo furore poetico, di fronte a una lettera di un lettore delle sue zone, del Vicentino, che gli racconta che un'intera montagna sta per essere lottizzata con le solite villette, no? E lui dice, la piscina anche, mi pare di ricordare. Sì, insomma, con il solito, adesso lo si chiama Settis, ci ha abituato a chiamarlo consumo di suolo, ecco, con quel consumo di suolo lì. E lui ha uno scatto dicendo: io non mi ricordo nulla di quel paese, perché di quel paesaggio. E naturalmente nel momento in cui dice di non ricordare nulla si capisce che lo ricorda perfettamente, è per lui un alfabeto primario quel paesaggio. E dice appunto: agli italiani non importa più nulla, no? Queste cose costituenti, no? che sono appunto importanti quanto la Costituzione, no? Il paesaggio, le connessioni naturali, i fiumi, le colline, i lettori credo che si ricordino quanto Parisi amasse la neve, sciare, andare giù per le Dorsali appena innevato, insomma questo rapporto con la cultura primaria.
Tutto questo non è che è estrinseco a quello che dicevamo, alla mancanza dei gatti o alle pietre risselciate e via di seguito, è purtroppo tutto connesso. È tutto connesso in una dimensione di degrado generale che probabilmente appunto sta diventando un degrado umano, tant'è vero che quello che colpisce questo piccolo libricino è la voce di Parise, la libertà, la mobilità, il coraggio, ma anche la capacità di farsi vedere nelle sue fragilità e via di seguito, una voce che adesso sulla scena pubblica nostra, italiana, insomma, è un po' difficile da... D'altra parte Parise qui con molta chiarezza lo dice che quando lui è giovane lo invitano a iscriversi nei partiti e lui in uno o nell'altro e lui risponde sempre di no, cosa che mi è molto familiare perché senza essere io Parise ho sempre rifiutato di iscrivermi a un partito pur avendo forte la coscienza politica, forse non capisco niente di politica però mi ci impiccio, leggo i giornali, mi ci arrabbio, ecco. Però Parise ha sempre rifiutato di iscriversi a un partito. E questo lo ha posto a un certo punto, e te lo chiedo a te che sei il suo esecutore testamentario, in qualche modo, dico nel senso morale, questo ha fatto sì che si equivocasse sulla sua vocazione politica. Quasi lo si prendeva per un uomo che si teneva fuori, quindi per un uomo di destra. Non lo era assolutamente. Certo che non lo era, nella mia breve postazione parlo di questi scrittori appunto individualisti ma non narcisisti, insomma di questi scrittori impolitici ma civilissimi, no? Lo accosto a Anna Maria Ortese, lo si potrebbe accostare alla Capria naturalmente, a Delfini, all'Antonio Delfini che scrisse il manifesto per un partito comunista e conservatore e via di seguito, insomma a tutti e bisogna dire un'altra cosa che sinora non abbiamo ancora menzionato, che il testo forse è fondamentale, il punto diciamo di convergenza di tutte le parole di Parise in questo libricino è una lettera che si chiama Il rimedio alla povertà. Ecco, allora oggi dire che il rimedio alla povertà naturalmente è quasi equivoco, insomma sembra visto che più che la povertà addirittura la miseria ci è venuta vicino e ci assale, insomma siamo tutti poveri, siamo tutti in difficoltà e va bene. Però quando Parise dice il rimedio alla povertà vuol dire il rimedio è l'essenzialità, il rimedio è non avere di più di quello che ti serve, il rimedio è sapere gustare un cibo e non semplicemente perché costa tanto, perché è fornito in un certo modo, ma perché sai trovarne gli elementi con i quali è cucinato, sapere orientarsi nel mondo avendo appunto facendo un uso critico dei sensi, no? Quindi usando i propri sensi ma nello stesso tempo sottoponendoli al vaglio della ragione. Tutto questo è quello che se noi ci pensiamo è quello che qualche volta se ci capita ci può rendere felici, no? Ci può rendere, diciamo, ci può mettere in un'armonia, in una connessione fra il nostro io e il cosmo, insomma, quando questo avviene. E questo deve avvenire, non è che dobbiamo fare solo il canto funebre di qualcosa che non c'è più, può avvenire sempre, in ogni momento, se gli elementi del mondo si dispongono in modo tale che questo possa avvenire. E sta anche un po' a noi, naturalmente, sta a noi essere capaci di ascoltare, di provare continuamente, sia pure dentro le malinconie che abbiamo detto, sia pure dentro le tristezze e via di seguito. Il fatto è che mi viene in mente la Ortese che in Corpo Celeste diceva che appunto si era creato un fossato quasi incolmabile in Italia e parlava, sono testi degli anni 70 più o meno, tra chi legge e chi scrive. E purtroppo è un po', naturalmente il fossato tra chi legge e chi scrive, il vuoto tra chi legge e chi scrive non è semplicemente il vuoto tra chi pubblica un libro e chi lo va a comprare, sono tante altre, c'è tutta una serie di filamenti, no, che potrebbero unire le immaginazioni delle persone che un po' si sono frantumati, si sono persi e che sta a noi continuare a ricostruire. Sai Silvio, quello che tu dici mette l'accento sull'aspetto più drammatico forse di questi anni, cioè l'assenza di impegno da parte degli intellettuali.
Tu parli di una generazione, va da Parise alla Ortese, ma ci possiamo mettere dentro tanti altri, compreso Pasolini, per carità, che è uno di quelli che usa le parole più forti da un certo punto di vista, le più violente, però Parise ha una sua violenza che è anche molto netta e molto forte. Ecco, però questa presenza degli intellettuali sulla scena politica, non dimentichiamo Moravia, però, perché anche Moravia a suo tempo ha fatto degli interventi molto utili a mostrare l'impegno degli intellettuali nella società, ma c'erano tanti altri. Ora voglio dire, adesso si sente il silenzio. Dal mondo della cultura giungono solo lunghi silenzi e piccole operazioni di astuzia fatte con gli editori e i giornali. Ma guarda, io penso che su questo credo che siamo più o meno giunti al cerchio che si chiude, possiamo forse... Insomma, il problema non è scrivere un articolo, naturalmente, lo abbiamo capito, perché se tutti questi che abbiamo nominato hanno scritto le cose meravigliose e non sono servite a niente, qualcosa sarà qualcosa, insomma, su questo bisognerebbe interrogarsi. Il problema è far corrispondere quello che si è con quello che si scrive, quello che si dice con quello che si fa, via di seguito, fare questi esercizi elementari di corrispondenze, no? E penso anche a Baudelaire, no? le corrispondenze, insomma, proprio fare corrispondere le cose, essere, ecco, la cosa che si è persa ancora più e ancora prima dell'impegno, si è persa, diciamo, quella unità stilistica umana, diciamo, di chi scrive, no? Per cui ogni gesto in qualche modo era conseguente, era stilisticamente unitario, sia il gesto del camminare, sia quello di scrivere, sia quello di guardare, a punto tale che si poteva descrivere la faccia di Berlinguer nel modo in cui tu hai eletto prima, insomma. Ti ringrazio molto, sai Silvio, abbiamo colmato, o rimani con noi un altro 10 minuti, oppure noi dobbiamo, perché abbiamo un radiogiornale. Ecco, no, io devo scappare, io vi ringrazio e spero che ci siano altre occasioni per continuare. Ma certo, senz'altro. Grazie anche a lei, ricordo agli ascoltatori il volume Dobbiamo disobbedire, curato da Silvio Perrella, uscito per Adelphi, naturalmente sono una raccolta di articoli di Goffredo Parise, di lettere, di risposte ai lettori di Goffredo Parise, costa solo 7 euro, quindi insomma un invito davvero alla lettura. Grazie. Arrivederci. Grazie, ciao Silvio. Ciao. Cartoline dal Paese dei Libri. Rieccoci con voi, amici ascoltatori, e siamo anche collegati con Ernesto Ferrero. Ernesto Ferrero è uno scrittore famoso. Ernesto Ferrero è stato una delle colonne della casa editrice Einaudi nei suoi anni ruggenti, nei suoi anni straordinari, negli anni in cui c'era che lavoravano con lui personaggi appunto come Giulio Einaudi, che è stato un editore straordinario, diciamo. Era anche un uomo molto simpatico, ma questo a conoscerlo, ma questo è una cosa che non c'entra oggi. E poi con Italo Calvino. E Ernesto ha lavorato proprio, è stato a fianco di Calvino, l'ha conosciuto bene. Allora, siccome i giovani ci fanno molte domande su Calvino, noi siamo vecchi, ci sentiamo domandare delle cose a cui non sappiamo rispondere, perché io ad esempio Calvino l'ho visto 2 volte in vita mia e fuggevolmente, non ho avuto la fortuna di conoscerlo e di parlargli. Allora mi piacerebbe che adesso Ernesto, siccome abbiamo finito appena di parlare di Parise, che aveva un rapporto complicato con Roma, c'è una lettera di Parise bellissima che è stata pubblicata, dove lui descrive Roma come un mercato orientale, così, con delle suggestioni magiche. E accanto a questo c'è il rapporto che aveva Calvino con Roma, perché nel quel libro straordinario che è Palomar c'è a un certo punto Roma, c'è Roma. Allora volevo sapere che cosa pensava in realtà, cosa diceva agli amici come te di Roma Calvino? Ma buongiorno, ma buongiorno. Calvino devo dire parlava molto poco, come sappiamo, l'ha spiegato lui stesso in interviste e anche nelle lezioni americane, perché diceva che la parola parlata è fatalmente imprecisa, inesatta, approssimativa, cosa che lui seccava moltissimo, avendo una mentalità scientifica, insomma, essendo un uomo che mirava alla massima precisione ed esattezza, invece scrivendo poteva
provare quantomeno a mettere a fuoco una parola all'altezza di quello che lui voleva esprimere. Quindi andava a finire che in realtà si parlava molto poco di Calvino, con Calvino, di tutto quello che non era lavoro immediato da fare, insomma, manoscritti da discutere, risvolti da scrivere. Era sempre una comunicazione molto, molto operativa, molto, molto essenziale. E lui, gli capitava, insomma, che si apriva più facilmente e sempre per iscritto con persone che non conosceva. Lui ha scritto una quantità smisurata di lettere. Sì, sì, sono uscite in un meridiano. Addirittura, da cui poi è stata tratta una raccolta più essenziale. E scriveva a chi mandava manoscritti in casa editrice. Ecco, allora, soprattutto con quelli che erano più lontani e che lui non conosceva sostanzialmente, con loro si apriva, insomma, parlando di letteratura, parlando di quello che secondo lui doveva fare essere la letteratura, finiva per essere molto più, come dire, autobiografico, per personale. Non dico che si confessasse, perché non c'è nulla di più alieno da lui della confessione, ma insomma parlava scrivendo più facilmente con loro che con noi che stavamo lì gomito a gomito tutti i giorni a lavorare. Ecco, perché sai, in questo momento in cui siamo assediati dalle lingue che parlano da sole, nel senso che in televisione tutte le sere noi sentiamo delle lingue che parlano staccate da ogni cervello, sono delle lingue, sì, che vanno avanti e parlano da sole, sempre delle stesse cose peraltro, perché certo, non potendo usare la memoria e il cervello ripetono le stesse cose, ma Calvino era assolutamente il contrario. Allora io vorrei che tu ci spiegassi, perché sei l'unico che lo può fare, qual è stata l'impronta che lui ha lasciato nelle Einaudi? Cioè, c'è stato un Einaudi di Pavese in qualche modo e poi anche quella di Calvino. Qual è l'impronta diversa che può aver dato Calvino? Ma sai, lui in realtà era molto, come dire, omologo al sistema e al pensiero e all'operare einaudiano, che poi era quello di operare una specie di ricerca collettiva che si avvaleva di tutti i possibili strumenti offerti dalla letteratura, dalle scienze e dalle arti. Non c'era veramente campo, e dalle scienze umane naturalmente, non c'era veramente campo che non gli interessasse e di cui non leggesse, proprio perché, come lui stesso racconta, cercava non tanto e non solo nuovi stimoli, ma nuovi problemi da risolvere, da affrontare. Insomma, si sentiva vivo solo se si doveva, insomma, impegnare nell'elaborazione, nel darsi nuovi ostacoli, nuovi problemi e accanirsi poi a cercare una soluzione con questo straordinario spirito combinatorio che non è mai prescrittivo. Lui è uomo che, insomma, formula una serie di ipotesi, qualunque argomento si occupi, lui apre un ventaglio di ipotesi e poi, appunto, girando freneticamente intorno all'oggetto della sua ricerca, stabilendo questa rete di punti, riesce finalmente a ricostruire una figura, a ricostruire una mappa che poi è quello che gli interessa. Io credo che lui, ecco, il suo grande insegnamento e anche l'ammaestramento, lui che peraltro non si atteggiava assolutamente a maestro, non voleva essere maestro, non aveva allievi, è proprio questo, cioè proporre più che insegnare un nuovo modo di vedere, pluridimensionale, polifonico, stereofonico, rispetto al modo piatto che abbiamo noi normalmente, quotidianamente, di vedere le cose. Ecco, ma se uno dovesse scrivere oggi una biografia di Calvino, cosa difficilissima, impresa ardua, perché non ci sono, credo, momenti folgoranti, insomma, cosa dovrebbe fare? Una biografia immaginaria? Ma lui, sì,
Beh, la biografia di Calvino sta nel, anzitutto in questa importante giovinezza sanremese, nella, dove vive fino ai 25 anni, poi la, evidentemente nell'esperienza fortissima della, della guerra partigiana, poi, Torino, l'apprendistato e il lavoro appunto in Einaudi e poi il trasferimento e poi i passaggi insomma a Roma, a Parigi e insomma queste tre città, lui si muoveva tra questi tre poli, evidentemente una vita priva di grandi avvenimenti esteriori, qualche viaggio, tutta risolta in questo lavoro incessante, insomma, in questo tentativo continuo, in questa tensione conoscitiva fortissima che era quella che lo teneva in vita e che lo appassionava. Ecco, abbiamo detto le parole che parlano da sole, ma lui era straordinario. C'è un suo racconto che è l'entrata in guerra dell'Italia ed è sono in pattino di fronte a Sanremo un bagno con una ragazza, no? E poi questi due che l'accompagnano, ed è un racconto tutto con una tonalità grigia che dà il senso angoscioso della guerra senza far sentire nemmeno uno sparo, ma c'è questa oppressione dell'Italia fascista e dell'entrata in guerra che è ottenuta lavorando su un colore grigio che accompagna tutto il racconto. È così? Sì, beh, lui aveva questa straordinaria capacità di calcolare, di progettare accuratamente ogni minimo effetto. Insomma, lui era un po' un architetto della sua stessa pagina. Ci sono addirittura dei disegni compositivi, ovviamente dei libri più, come dire, combinatoriamente più complicati, come il Castello dei Destini Incrociati, come Le Città Invisibili, in cui lui appunto pensava di aver messo lì tutto quello che aveva letto e aveva capito, ma era tutto progettato con estrema accuratezza. Insomma, nulla doveva essere lasciato al caso, e naturalmente però sentiva anche il fascino del caso, no? Dell'azzardo, del fortuito, di quello che poi è parte integrante dell'esperienza umana. Ecco, il caso è importante nella narrazione. Ecco, se tu dovessi fare, poi diamo la parola a Sabatini che è un giovane e sono quelli che stanno adesso scoprendo, curioso. Sì, scoprendo Calvino, ma se tu dovessi fare un'antologia delle sue opere, un'antologia diciamo non grande come un Meridiano, un'antologia che lo consegni ai giovani, io credo che sia un grande autore di racconti, sia quei racconti che sono poi anche racconti, La giornata di uno scrutatore, La nuvola di smog, Avanguardisti a Mentone, ma insomma, se tu dovessi fare la speculazione edilizia, se tu dovessi fare un'antologia di Calvino, che cosa ci metteresti dentro? Perché tu lo conosci meglio di tutti noi. Beh, no, adesso ogni lettore lo conosce bene, ma io sono d'accordo con te, forse le cose sue più belle sono proprio i racconti, però ci metterei dentro anche Le Città Invisibili, ci metterei dentro anche Palomar, perché insegna proprio questo modo di vedere, questo modo di cercare, come dire, le tensioni invisibili al di là di quello che al di là della piatta visione che ci fornisce l'immagine, cioè un andare oltre. Poi sicuramente si impara moltissimo dalle lezioni americane, ma ci sono anche dei saggi bellissimi raccolti su nel volume La pietra una pietra sopra, ma anche i pezzi che scriveva su Repubblica e poi sul Corriere della Sera, anche quelli, non, pur essendo abbastanza estemporanei, non sono mai improvvisati, sono sempre dei modelli di pensiero, dei modelli di visione,
E qui vorrei proprio per i nostri ascoltatori ricordare una chicca, cioè lui riesce a fare un ritrattino di Bobby Baslen, di Roberto Baslen, straordinario, non ci sa, io non credevo che lo conoscesse, non lo so, insomma, ma c'è questo ritrattino che è bellissimo, te lo ricordi? No, adesso in questo momento no. E tra quelle cose brevi. E poi naturalmente tu hai detto bene, perché per esempio di Palomar, il pezzo sugli storni, o nelle città invisibili la leggerezza, sono pagine di un virtuosismo oltretutto che toglie il fiato. Cioè uno dice, accidenti, come si fa a ottenere... Lui è anche questo che vorrei fosse chiaro ai nostri ascoltatori. Usa l'italiano della tradizione rendendolo moderno e adatto ai nostri tempi, perché le acrobazie che fanno i cosiddetti scrittori di avanguardia, e poi d'avanguardia spesso non lo sono, ma non servono a niente. Invece le pagine di Calvino ci consegnano un italiano che può venire usato adesso, e molte cose sono cambiate dalla data della sua morte. Sì, esattamente, è un italiano totalmente svincolato dalle mode, dalla cronaca, che ha perfettamente metabolizzato il grande patrimonio della tradizione classica. Insomma, lui, lo sappiamo, è un grande lettore di Ariosto, ma riesce a forgiarsi questa lingua di un'eleganza, di una precisione, di una nitidezza incredibile. Io, guarda, quando vado a parlare ai ragazzi leggo sempre le due pagine del Barone Rampante in cui lui fa il catalogo degli alberi su cui il barone potrebbe o non potrebbe vivere, e così facendo definisce molto spesso in tre parole l'anima, il carattere di questi alberi. Per esempio, quando parla degli ulivi parla del loro andar torcendosi. Ecco, sono due parole usate in modo geniale, perché colgono perfettamente il tormento, la fatica di quest'albero che cresce attraverso la torsione di se medesimo. C'è quasi Dante dietro, c'è qualcosa di dantesco. Sì, è veramente una concisione, una potenza espressiva degna di Dante. E di cose come queste ce ne sono veramente molte, e devo dire, per chi scrive come per chi legge, ecco, sono dei momenti molto appaganti, molto remunerativi. Ecco, ti nomino due scrittori, Borges e Nabokov, e poi se vuoi un terzo. Lui, quali sono i narratori moderni, narratori a lui contemporanei che scegli, in Italia, in America, in Spagna, dove vuoi? Ma guarda, più che i narratori, mi interessano queste figure che stanno appunto tra la saggistica, tra le scienze umane, la linguistica. Lo appassionava molto Giorgio De Santillana, gli piacevano questi, lo intrigavano molto questi poemetti di Francis Ponge che descrive gli oggetti dell'uso quotidiano, un pezzo di sapone. Cioè, più che il narratore, lo intrigavano, come dire, il filosofo che sta dietro ogni scrittore. Cioè, anche qui era la caccia di nuovi strumenti di interpretazione e di descrizione della realtà. Beh, è impressionante, insomma. Di fatto avete risposto con questo dialogo alle mille domande che passavano per la testa. Naturalmente c'è un tratto di curiosità che riguarda un po' il Calvino lettore. Eravamo forse partiti appunto da questo, da un lettore molto curioso, quasi onnivoro, però piano piano stanno emergendo delle predilezioni, e quindi insomma delle cose che Calvino amava conservare. C'è un articolo interessante uscito sull'ultimo numero del Bollettino di Italianistica, la rivista diretta da Sor Rosa, che parla appunto della biblioteca dello scrittore Calvino, ed impressiona pensare come alla fine la biblioteca romana in realtà avesse, quindi alla fine negli ultimi anni della sua vita, avesse soltanto 7.000 volumi, il che significa aver fatto una selezione in qualche modo estrema, perché di testi tra le mani di Calvino ne saranno passate decine di migliaia.
Sì, certo, ma dunque lui aveva anche una casa a casa a Torino, essendomi toccato il triste compito poi di svuotarla insieme a sua moglie Cicita, lì mi sono accorto che lui, come dire, conservava a Torino i testi di seconda scelta, quelli che gli interessavano di meno, magari di amici che non poteva, così non si sentiva di eliminare per affetto, ma insomma gli erano meno utili. A Roma invece teneva molto ordinati, secondo un criterio di progressione alfabetica molto esatto, i testi che veramente gli servivano e che veramente utilizzava. Sì, ma io credo che bisogna forse fare così, cioè aggiornare continuamente la propria biblioteca e mirare all'essenzialità degli strumenti fondamentali, ovviamente in relazione poi al cambiamento dei nostri stessi interessi, che per fortuna, voglio dire, cambiano e maturano nel tempo. Ecco, ti ringraziamo moltissimo. Cioè, facciamo del giornalismo alla fine, che non lo facciamo assolutamente mai perché non ci piace, però chi erano, naturalmente non nel suo cuore, ma ufficialmente nella sua visione di uomo nella letteratura italiana, chi erano i suoi amici, quelli a cui lui ricorreva telefonando, parlandogli, quelli che voleva vedere, insomma? Ma non era un uomo di... mi spiace deludervi ed essere così poco romanzesco, ma non era grande uomo di relazioni. Sì, naturalmente aveva degli interlocutori prediletti, per esempio all'interno del gruppo degli amici della casa editrice, insomma c'è stato un dialogo molto forte con Gianni Celati, poi con tutti gli amici consulenti e collaboratori della casa, ovviamente, che facevano parte del famoso mercoledì. In Francia credo che vedeva abbastanza quelli riuniti intorno alle Editions du Seuil, quindi François Val, ma insomma anche là viveva piuttosto isolato, non a caso poi la città in cui si sentiva meglio era New York, perché lì nessuno lo conosceva e poteva sentirsi perfettamente e felicemente isolato. Insomma, teneva una quantità di relazioni, ma ecco, prevalentemente per lettera, il che per noi in fondo è andato bene, perché poi c'è rimasto appunto questo tesoro di queste tantissime lettere, in cui finisce per esprimere meglio di se stesso, proprio perché appunto scrivendo ha anche l'agio di pensare bene a quello che ha da dire. E dove sono adesso queste lettere? No, ti faccio questa domanda che dovrebbe essere privata, ma è pubblica in quanto riguarda mio padre, che tutto sommato è un personaggio nella letteratura. Allora, ho letto che ci sono 12 lettere di mio padre a lui, o di lui a mio padre, ma non so dove sono. E ce n'è una pubblicata nell'epistolare, o due. Ma ecco, chi è che ha l'epistolare? Ma guarda, naturalmente nell'archivio Einaudi, e poi forse una copia addirittura ce l'ho in casa, per il semplice motivo che mia moglie, che era anche lei una redattrice Einaudi, allieva di Dante Isella. Anzi, salutamela, perché ci siamo visti a Palermo, è stato molto simpatico. Ti ringrazio. Si era assunta tanti anni fa il compito veramente improbo di setacciare dall'archivio Einaudi tutte le lettere di Calvino. Ora l'archivio Einaudi è strutturato per cartelle di destinatario, cioè ci sono tutte, nella cartella De Benedetti ci sono tutte le lettere che gli einaudiani scrivevano a De Benedetti, ma quindi ci poteva anche essere una lettera di Calvino, quindi insomma bisognava farle passare tutte. Però ecco, questo veramente immane lavoro è stato molto fruttuoso, perché viene fuori proprio l'incredibile complessità del lavoro che ha fatto Calvino, e anche la sua grande generosità nello spendersi proprio con le persone più lontane e del tutto disinteressatamente, perché poi questi molto spesso erano testi che non arrivavano alla pubblicazione, quindi ecco, non erano dei rapporti interessati, no, in vista di un utile futuro, erano proprio
dei gesti di grande generosità, forse anche per lui delle occasioni per raccontarsi, lui che in fondo amava raccontarsi così poco e era così restio addirittura a fornire dati biografici. E su questo ci dobbiamo purtroppo salutare, però gli ascoltatori possono farsi un'idea di queste lettere con il volume I libri degli altri, appunto, lettere 1947-1981, che è una raccolta, insomma, di questo lavoro di Calvino. C'è anche un volume dei Meridiani curati da Luca Baranelli, quindi insomma c'è un'ampia scelta. Grazie mille, Ernesto Ferrero, grazie Antonio De Benedetti, grazie anche a Daniel Dutra che questa mattina ha curato la parte tecnica. Vi invito ad ascoltare la replica domani alle 20 se vi siete persi qualcosa, e noi ci risentiamo sabato prossimo. Grazie, ciao.